ragazzi, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è sabato 11 settembre e siamo in viaggio in direzione Chiuduno, mostra di Bergamo, o meglio campionato regionale lombardo. Quest'anno l'associazione di Bergamo con l'associazione di Monza e altre associazioni si sono riunite per questa unica mostra inerente appunto al campionato regionale lombardo. Siamo fra un 20 minuti siamo arrivati in mostra, non ci manca tanto. Vi porto con me, andiamo a vedere qualcosa. Ovviamente non riuscirò a farvi vedere tutti i canarini esposti, tutti i canarini, pappagalli, gould, five, tutti quelli che ci sono in mostra, anche perché quest'anno abbiamo toccato circa 3.300 ingabbi, quindi sarà veramente dura farveli vedere tutti, anche perché poi il video sarebbe troppo lungo, poi magari qualcuno si lamenta del video troppo lungo. Niente, cercherò di farvi vedere le cose fondamentali, magari quelli che hanno vinto. Per quanto mi riguarda sono ultra mega felice, sono praticamente campione lombardo della regione Lombardia per i brinati gialli. Ho fatto il primo posto, vinto, quindi sono a tutti gli effetti campione regione Lombardia brinati, canarini brinati gialli. Invece sui gialli intensi e bianchi recessivi non abbiamo fatto podio e ci siamo classificati normali. Niente, nessun problema. L'importante è, come sempre, partecipare, confrontarsi e, se si riesce, ottenere risultati. E mai come quest'anno, risultato migliore non poteva venire. Diciamo che essere campione regionale è tanta roba, tanta roba che ti premia, diciamo, dei sacrifici, della passione che uno ci mette, che ci metto per potersi sempre migliorare, per poter far star bene i nostri canarini, cercando sempre i limiti del possibile, come ho fatto anche quest'anno, di sperimentare e quindi cercare di ottenere sempre migliori risultati. Va bene, non mi dilungo, ci vediamo tra poco, così vi porto in mostra con me. A dopo. Ragazzi, innanzitutto, eccomi. Allora, innanzitutto volevo fare un ringraziamento, perché molti non lo fanno, però me lo ritengo corretto, ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato e soprattutto tutte le persone che hanno contribuito alla mostra, all'allestimento. Faccio i complimenti anche alle gabbie, che erano veramente pulite, non c'era bisogno di far nulla all'ingabbio, e quindi complimenti a tutti quelli che hanno contribuito a realizzare questa bellissima mostra. Adesso andiamo e vi porto con me.
ragazzi, buongiorno a tutti. Siamo già di ritorno, abbiamo sgabbiato. Questo finale di video volevo dedicarlo e ringraziare tutti, e dico tutti, gli organizzatori della mostra del campionato regionale, a partire dalla mia associazione, l'associazione di Bergamo, e ringrazio anche ovviamente quella di Monza, di Como, tutte quelle che hanno aderito allo svolgimento di questo campionato regionale, che è stato bellissimo, tantissimi ingabbi, 3.300 ingabbi se adesso non ricordo male, operazione di sgabbio perfetta. Ovviamente ci sono sempre le persone che hanno una fretta disarmante di sgabbiare, di dover scappare. Se avete così tanta fretta, non ingabbiate neanche, perché chi ingabbia sa che quando devi andare a sgabbiare devi avere pazienza e aspettare il tuo turno, semplice. Perché se hai così tanta fretta da fare sempre il cinema, da fare sempre lo show e dover litigare, è meglio che ve ne state a casa, che fate prima, perché le operazioni di sgabbio a mio parere sono state perfette, perché sono iniziate intorno alle 4:15, è stata data precedenza a coloro che hanno ingabbiato, che fanno parte di associazioni e quindi arrivano da lontano, che mi viene in mente Varese, Como, Mantova, Cremona, Piacenza, cioè quelle associazioni che rispetto a Chiuduno qua a Bergamo sono molto lontane, Sondrio, hanno bisogno magari tante ore di viaggio, quindi è stata data precedenza a queste persone, sono stati chiamati all'appello, nome per nome e cognome, e hanno avuto la precedenza a sgabbiare. E secondo me è stata un'idea ottima. Dopodiché, terminata la precedenza di queste persone che hanno sgabbiato, tutti gli altri che eravamo in fila abbiamo proceduto a sgabbiare regolarmente con l'aiuto dell'addetti. Calcolate che io alle 5 avevo sgabbiato, ero già fuori dalla mostra e non ero tra i primi, credo di essere stato a intorno metà, tre quarti di fila più o meno, però è stato tutto regolare, tutto perfetto. Ringrazio tutti i collaboratori, sgabbio è venuto correttamente, siamo di ritorno a casa. Siamo felici, contatto di coccarda e medaglia dietro nel baule. Ragazzi, vi saluto e presto pubblicherò questo video della mostra. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!